Senatrice Floridia, ha la parola. Grazie Presidente. Una volta che sei nato, non puoi più nasconderti, ovunque tu nasca. E nascere a nord o a sud del mondo non è né un merito né una colpa. Ognuno nasce lì dove capita. E chiaramente una volta che esce dalla madre, anche se quello che vede non gli piace, non può certo tornarsene indietro, deve restare lì. Oppure esercitare il diritto naturale della migrazione, sancito ormai dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Però vedete, per esercitare quel diritto naturale a migrare ci vuole coraggio. E devi sapere che il mare, forse, è più sicuro della terra che hai alle spalle. Ora noi colleghi, colleghe, ministri, siamo nati nella parte del mondo, quella più al sicuro, quella dove la terra è più sicura del mare, e possiamo scegliere. Quindi noi, davanti alla tragedia di Cutro, dovremmo tutti stare in silenzio e dopo chiedere scusa. Scusa per quei morti. E siccome da questo governo le scuse non sono arrivate, le facciamo noi, perché comunque da adulti responsabili che rappresentano le istituzioni bisogna essere in grado non solo di chiedere scusa, ma anche di ringraziare sicuramente il popolo e quindi tutti i cittadini cotronesi per l'esempio che hanno dato di accoglienza, di disponibilità, di umanità. Ringraziamo il presidente Mattarella per la sua presenza che ha coperto delle assenze. E permettetemi, dovremmo, come dicevo, forse ogni tanto restare in silenzio. E se ci viene l'idea di aprire bocca, o in contesti come questi, come questo, abbiamo il dovere di farlo, dovremmo farlo per proporre soluzioni, non la soluzione, una soluzione, magari sbandierata in campagna elettorale, ma più soluzioni. E per togliere, e quindi per liberare il campo da malintesi e fraintendimenti, per noi è chiaro che il governo certo non voleva la morte di queste persone, ovviamente, e i morti sono morti sotto tutti i governi. Nessuno fa un passo indietro rispetto a questa responsabilità. Ma vedete, ora al governo ci siete voi e bisogna assumersi questa responsabilità anche politica. Criminali, pazzi, irresponsabili. Noi non useremo parole di sciacallaggio politico utilizzate dall'onorevole Giorgia Meloni quando era all'opposizione. Da noi non le sentirà. Non le sentirà, signor Ministro, perché sappiamo il peso e la responsabilità di governare. E per noi non siete criminali, per noi siete inadeguati, che forse per le sfide planetarie che ci aspettano, non nazionali, planetarie, essere inadeguati, forse ancora peggio. Inadeguati perché? Inadeguati per le parole, create un clima sbagliato, mi hanno anticipato i colleghi, ma veramente dire agli extracomunitari che ricordo che partire un po' come morire, forse Feltri se lo poteva risparmiare. O Rampelli che ricorda che ci sono le parabole nei paesi di partenza, quindi cosa facciamo? Li chiamiamo? Una telefonata allunga la vita? Cioè, comprendete il peso che hanno le parole? Sono pietre, bisogna stare attenti, soprattutto quando si governa. All'opposizione ne abbiamo sentite, ne abbiamo sopportate, ma quando si rappresenta un paese intero e un paese con un peso storico e una profondità tale
che non può chiaramente essere rappresentata da parole come le sue, inopportune e, mi permetta, anche vergognose. Noi le abbiamo comprese, era italiano, non sono state fraintese. E in questa informativa, Ministro, in questa informativa, un po' monca, perché avevamo chiesto anche la presenza del Ministro Salvini, ma lui non è la prima volta che non si presenta al Parlamento. Lui preferisce parlare in televisione, lui preferisce parlare altrove, ma non qui. L'abbiamo chiesto e ogni volta fugge o sfugge. Questa è un'assenza. E un'altra assenza gravissima è quella della ministra, della Premier Meloni. Perché un'assenza gravissima? Perché questa assenza contraddice quello che ha detto lei, che finalmente, grazie a voi, il tema dei migranti è centrale. È così centrale, è così cruciale che Salvini e la Meloni non ci sono. E tra l'altro la Meloni non si è neanche presentata a Cutro per poi fare il CDM riparatore a distanza, come per sopperire ad una mancanza, come per chi non sa dov'è né come deve comportarsi, lo scopre dopo. E colleghi, non parliamo di sciacallaggio politico, perché le opposizioni hanno chiesto una informativa. Chiedere un'informativa non è fare sciacallaggio. Forse sciacallaggio potrebbe essere, mi permetta, Ministro, con tutto il rispetto che le porto, un po' di sciacallaggio è usare l'informativa per fare il suo comizio elettorale con la gara dei numeri a quanti morti sono morti in più in un governo o in un altro. Non credo che questa sia la sede nella quale bisogna fare questa gara. Se dobbiamo fare una gara, facciamo la gara degli sbarchi e vediamo che vincete voi con il 3 volte i numeri degli sbarchi, ma non siamo qui per questo. Ministro, non volevamo questa informativa perché una volta evinte le responsabilità vogliamo accusare. Noi vogliamo la verità per capire e per andare a correggere, per andare a implementare, per andare ad aggiungere risorse, norme, affinché le vite umane si possano salvare sempre, ancor meglio, in maniera più repentina. E sa perché vogliamo questa informativa anche? Proprio per togliere ogni dubbio sulla Guardia Costiera, che compie il suo lavoro e che nessuno dell'opposizione ha mai messo sul banco degli imputati. Per favore, Ministro, non toglietevi dal mirino per mettere qualcun altro, come spesso fate. Nessuno ha accusato in generale la Guardia Costiera, per la quale siamo tutti, chiaramente, alla quale siamo tutti riconoscenti. Abbiate coraggio. Restate al centro, restate nel mirino, siete voi al governo, avete voi la responsabilità di declinare tutto ciò che ha funzionato, che non ha funzionato. Perché esce la Guardia di Finanza e come mai la Guardia di Finanza, tornando indietro proprio perché il tempo evidentemente non permetteva la navigazione, non parte dopo la Guardia Costiera? È lecito fare questa domanda, ma noi la facciamo a voi che siete al governo. Ministro, questa informativa è anche importante perché ha evidenziato con chiarezza il limite delle vostre soluzioni. Voi individuate gli scafisti come unici responsabili, gli scafisti come unico problema. In campagna elettorale il blocco navale come unica soluzione. Siamo d'accordo con voi che gli scafisti sono criminali e che dobbiamo aumentare le pene. Siamo d'accordo anche noi, come voi, col Papa rispetto a condannare gli scafisti. Però noi siamo d'accordo col Papa anche quando parla di inclusione, accoglienza e di bloccare le guerre. E voi?
col Papa non è che si è d'accordo a giorni alterni o a convenienza tematica. E concludo, Ministro, Presidente. Il tema dei flussi migratori, il tema concludo. Dei flussi migratori è chiaramente un tema complesso. E per un tema complesso non si possono avere soluzioni semplici. E il tema complesso viene da lontano. E sapete da dove viene? Viene dalle guerre che non bisogna alimentare, viene dai cambiamenti climatici che bisogna combattere, perché entro il 2050 avremo 216 milioni di migranti. Cosa farete? Li fermerete col blocco navale mentre andiamo a sollecitare politiche energetiche in contrapposizione con i cambiamenti climatici? Ho iniziato e concludo con il titolo di un libro. Una volta che sei nato non puoi più nasconderti. Anche voi, al governo, una volta che siete al governo, non dovete più nascondervi. Bene, Floridia.